Benvenuti in questo nuovo video in compagnia di una persona speciale. Hi, io mi chiamo Didi, piacere a tutti. E di qualcosa, che ne so. Sì, giustamente mi presento. Ciao ragazzi, il mio nome è Didi. Sono anch'io una youtuber, ci possiamo considerare così? Una youtuber. Oggi sono stata invitata da questa lovely lady. Sì. Siamo qua per parlarvi un po'. Non sappiamo ancora di cosa vogliamo parlare, però abbiamo acceso la telecamera e chiacchieriamo. Ci accoliamo, perché abbiamo fatto un video prima registrato per il suo canale in cui ci sfidiamo in una sfida tra dialetti. E ho imparato un po' di parole in veronese mentre lei io ha imparato in toscano. Quindi, sì. Quindi andate a controllare il video nell'info box. Let's get it started. Let's get it started. I ain't been getting high. Well, maybe a little, baby. I don't wanna lie. I know when you text me, girl, I don't always reply. Partiamo, racconto un attimo io la mia esperienza, perché magari siete nuovi, venite dal suo canale, dal suo video. In pratica, io ho fatto l'anno all'estero, quello classico che si conosce ormai. Quando l'ho fatto io non era così conosciuto in realtà, e non andava così tanto di moda. Insomma, l'ho fatto, vabbè, in quarta superiore. Sono stata un anno in Texas, nord del Texas, e è stato bellissimo, cioè un'esperienza che rifarei miliardi di volte se potessi. È stato molto utile anche per l'inglese, ovviamente. Prima di partire però per l'anno all'estero già ero abbastanza brava per altri motivi. Comunque sì, cioè l'anno all'estero serve tantissimo, specialmente se vuoi, che ne so, Didi ha un sacco l'accento americano. L'anno all'estero fa prendere quello, sì, esatto, bellissimo. Non lo so, studiandolo comunque da soli, io non so lei come ha fatto, però la gente comunque lo impara, ma non riesce a prendere l'accento particolare. Io adesso ti posso fare l'accento texano. Yes. Howdy y'all. You're like, oh. Howdy y'all. Io boh, mi attacco a quello che hai appena detto, sì. Sa, che dico tranquilli che, allora, come l'ho imparato io anche senza anno all'estero, potete riuscirci anche voi se non avete le possibilità o comunque se non avete voglia di partire un anno, perché io in quarta superiore volevo partire, però non mi ha convinto molto, sarà che ho sbagliato agenzia, comunque come me l'hanno spiegato non mi ha molto convinto. Poi comunque anche sta cosa che giustamente non sai dove ti mandano, ti posso mandare come nel North Carolina. E questa è una cosa bella, esatto, è emozionante. No, è emozionante, poi comunque avevo scoperto di essere celiaca, quindi mia mamma c'aveva l'ansia di partire. Vabbè. Comunque non ho fatto l'anno all'estero, però la mia passione dell'inglese è sempre stata, quindi diciamo che io, al contrario della Ginny qua, non ho fatto l'anno all'estero, ho fatto altre esperienze che sono durate poco, cioè tipo 2 settimane classica esperienza di studio. Però aspetta, però l'ho coltivato perché, io personalmente. Perché le esperienze di studio prima dell'anno all'estero l'ho fatta anch'io, no? Cioè io facendo queste esperienze ho imparato bene o male l'inglese, lo sapevo parlare fluentemente, se c'è una parola che esiste. Racconta te come sei passata al livello successivo. Sì, allora, ho capito cosa intendi. Allora, io anch'io come lei, sarà che comunque con le lingue bisogna essere anche un attimo propensi a saperlo e avere l'orecchio, e questo secondo me ci vuole da una parte. Sì, serve. Sicuramente, cioè io, la cosa che a me alla fine manca è proprio stare completamente con delle persone, come magari ha avuto lei l'esperienza di stare 24 ore su 24 con persone americane, e lì ti devi proprio spronare per forza a parlarlo. Io che al contrario ero in una situazione in cui non avevo nessuno attorno, diciamo che ho iniziato a innamorarmi dell'inglese perché sono stata via in America a fare un'esperienza, ma dopo ci arriviamo. Mi hanno fatto vedere un film in inglese e mi sono resa conto che in effetti lo capivo, cioè ci capivo qualcosa, non tutto. Allora, quando sono tornata in Italia mi sono imposta di vedere tutto quello che circolava sul web, quindi video, musica e film in lingua originale. Poi però per un attimo acquisire l'accento un po' americano, perché ovviamente a me piaceva di più quello, e perché ho iniziato a guardare Gossip Girl, quindi sentivo come dicevano Manhattan, che dicevano Manhattan, quindi mi sono proprio innamorata. E tante volte, non so, mi mettevo proprio a ripetere anche la parola acqua, tipo cioè, water, eri lì col computer, sì, che guardavi film e ripetevi le cose. Certo, non tutto ovviamente, perché non è che ogni frase la ripetevo, però soprattutto mi succedeva nelle interviste, che magari guardavo, non so, The Ellen Show su YouTube, un'intervista, tante cose magari che non sapevo le andavo a cercare, era proprio un'auto insegnarmi da sola le cose, e tante parole che volevo me le... Questo
cosa la ripetevo anch'io, però non ascoltandola ma leggendo i libri, prendevo i libri, esatto, sottolineavo bello, tutte le parole che non conoscevo e ci scrivevo la traduzione sopra. Ho imparato un sacco di parole facendo così, solo che adesso mi sono perché se non si usano comunque ci si scorda. E soprattutto, come ha detto lei, il fatto anche di leggere ad alta voce, anche se non avete chissà che pronuncia, fidatevi che leggendo, secondo me, leggere ad alta voce, fidatevi che è un qualcosa che abitua anche il tuo orecchio a sentirti parlare in inglese. Sì. Domanda: film con sottotitoli o senza sottotitoli? Esatto, è una cosa che chiedete tutti, credo. Tutti. Allora, io proprio perché mi sono imposta di vedere tutto in inglese, se trovavo l'inglese con i sottotitoli in italiano, no. Fantastico. No, in realtà sì, perché alle volte magari prendevo dei... Io sono una che se ci sono sottotitoli, leggi i sottotitoli. Possono essere pure in cinese, io li leggo. È vero, hai ragione, però fidati che anche se li leggi tu ascolti nel frattempo. A me, almeno a me è successo così. No. Se vedo un film in inglese io, se è inglese british non capisco niente, quasi niente, pochissimo. Mentre se sento una cosa in americano capisco tutto praticamente. E se ho i sottotitoli sotto, nonostante io capisca l'inglese, ti concede il leggo i sottotitoli. Cioè, allora dipende, perché io ti dico, secondo me dipende da persona a persona, perché io adesso sto guardando su Netflix la serie Maniac e non si capisce niente, e leggendo i sottotitoli in italiano, cioè ci capisco l'inglese, non so come spiegarlo. Però ovviamente lo fai anche un po' apposta, esatto, cioè, però io dico, io ho iniziato con i sottotitoli in italiano perché ovviamente se li trovavo bene, perché almeno capivo in che contesto ero e tante cose comunque le capivo dai sottotitoli, perché come ha detto lei è normale che noi italiani ci concentriamo sui sottotitoli. Guardando le interviste, cioè che mi succede, non so, magari di altri attori, che uno è british, uno addirittura è australiano e uno americano, ho imparato le differenze tra i tre accenti. Quindi boh, secondo me anche guardare diverse interviste o diversi anche show, magari come Black Mirror, che è tutto in inglese, oppure io American Horror Story, in inglese non lo capisco. Ma io mi ricordo che appena tornata dall'America proprio sapevo benissimo l'inglese. In classe la professoressa ci mette un film in inglese per farci tutti che ti guardano inglese. Tipo tutti che mi guardano, ma che ha detto qui? Che ha detto qui? E ero lì, oddio no, ora che dico, non ci sto capendo niente. Ok, vuoi che parliamo un po' delle esperienze che si possono avere al di fuori anche dell'anno all'estero? Allora, sì, sappiamo benissimo che oltre all'anno all'estero ci sono altre esperienze all'estero che si possono fare, sia di tempi brevi ma anche di tempi lunghi, sì, come l'anno all'estero. E abbiamo fatto entrambi, come abbiamo detto prima, le esperienze in Inghilterra, sì, la EF, esatto, che ci sono un sacco proprio di associazioni che propongono, sì, queste cose. Solo che secondo me, allora, non servono tanto per imparare l'inglese, perché comunque le settimane sono sempre piene di italiani, quindi alla fine parlate italiano. Però io la prima volta, se siete piccoli, cioè nel senso piccoli, io la prima volta che sono andata facevo la seconda media. Anch'io sono andata in Spagna. È stato lì proprio il momento in cui io mi sono affezionata all'inglese e in cui io ho imparato di più. Perché essendo così piccola, essendo immersa tra tutti questi inglesi, nonostante ci fossero altri italiani, ma pochissimi, eravamo una decina di italiani perché comunque eravamo molto piccoli, ho imparato tantissimo. Mentre l'anno dopo sono ritornata sempre con EF a fare la stessa esperienza, eravamo 60 italiani e ho parlato solamente italiano. E spagnolo, perché fai amicizia con gli spagnoli e poi lì parli spagnolo. Infatti io mi attacco a lei qua perché anch'io ho fatto le sue stesse esperienze, cioè sono andata anch'io in Inghilterra con la EF, poi ho fatto un'esperienza a Londra di 2 settimane e lì stavo a cercare di cambiare un po' l'esperienza, perché dovete immergervi nella whole experience e fare amicizia con gli stranieri, cercare un attimo di andare a conoscere altre persone che poi vi ritorneranno comode quando, esatto, finirete l'esperienza, sì, perché per esempio io sono rimasta in contatto con molte persone che ho conosciuto durante queste esperienze, esatto, esperienze. E che ne so, se seguite il mio canale, se siete dei miei followers, insomma saprete che durante l'anno all'estero ero molto amica con 2 spagnoli e 1 tedesca e già le ho riviste, sono andata io in Spagna da loro sono venute in Italia, ora ci troveremo tutte insieme a Parigi, quindi cioè, comunque ci stiamo continuando a tenere in contatto, è un'occasione anche per viaggiare e per parlare inglese. Assolutamente. Ovviamente. Un'altra esperienza al di fuori, proprio per le amicizie, è anche lo scambio culturale col liceo, perché io ho fatto il linguistico e noi al terzo anno abbiamo fatto lo scambio con la Spagna. Io mi sono trovata talmente bene con la mia spagnola che siamo diventate, ve lo giuro, tipo quasi super migliori amiche. Tra l'altro ci vedremo quest'anno e io è da quando
abbiamo 16 anni che ogni anno ci vediamo, quindi è importante mantenere sia con l'inglese, in questo caso anche con lo spagnolo. Se siete del mio canale o che magari conoscete oppure no, io quest'anno entrambe viviamo a Milano con delle coinquiline e io ho avuto la fortuna di avere una ragazza che è arrivata a vivere con noi, che è americana, e con lei ho iniziato, cioè mi sono proprio lanciata in americano, proprio ho parlato più americano che mai in vita mia, e comunque abbiamo legato talmente tanto che lei a ottobre mi ha portata con lei in America, quindi ho fatto 10 giorni, 24 ore su 24, circondata da americani, e fidatevi che anche solamente in 2 settimane, se vi circondate di gente che vi sprona a parlare inglese, cambiate un sacco, anche sì, perché imparate un po' le parole, gli slang, certificati, certificazioni B1, B2, allora, C3, 8-4, parti tu girl. Dipende se vi servono o no all'università, ok? Esatto. Però secondo me sono abbastanza inutili. Sì, inutili certificati, però i corsi sono utili. Per esempio, alle medie ho fatto il CAT, cioè quello base proprio, che comunque è stato un corso che mi ha insegnato diverse parole in più rispetto ai miei compagni di classe. Certo, e ho fatto pure il test, che poi ovviamente non è servito a niente, quindi potevo non farlo. Infatti, cioè, se i test costano un sacco, non li fate, secondo me sono sprechi di soldi. Alle superiori ho fatto il corso del first, di solito si fa in quarta, però l'ho fatto in terza perché in quarta sarei stata all'estero. Ho fatto il corso, quando poi dovevo fare il test costava 200 euro, cioè, e passa. Non i prezzi che... E, a parte il fatto che comunque, essendo stato l'anno prima del mio anno all'estero, secondo me era abbastanza inutile fare il test prima. E quindi ho detto, magari lo faccio quando torno. Poi una volta tornata, cioè, ho detto che lo faccio a fare. Esatto. E ho fatto, siccome volevo provare a entrare nei college americani, cosa impossibile, però ho provato, ho fatto il test IELTS, quello che sarebbe stato richiesto dai college americani, ma solamente per questo. Se non fosse stato richiesto, comunque, secondo me, cioè, non l'avrei fatto, anche perché comunque mi è già scaduto, dura 2 anni. Esatto, ma infatti però io mi attacco a questo che ho fatto, io ho le certificazioni del B2 sia in spagnolo che in inglese, e onestamente ad una certa mi sono anche fermata di continuare a fare queste certificazioni, che per carità, cioè, sono utili se volete avere un pezzo di carta in mano che certifica il vostro livello di inglese, sì, ma però... fidatevi che, cioè, secondo me... Vi faccio un esempio, io ho tutti questi bellissimi certificati, ma sto facendo un'università, che è la Cattolica, che dei miei certificati si pulisce praticamente il deretano perché non gli servono. Sì. In altre università so che quella di Verona li accetta, e il fatto di avere alcuni certificati può essere utile un domani perché vi tolgono un esame, per esempio, perché magari l'esame del primo anno di inglese è uguale al B2, quindi se tu hai già il B2 ti togli un esame. Per quanto riguarda i certificati, mi chiedete spesso anche se l'anno all'estero ha un certificato, che ne so, riconosciuto dall'università. La mia università, cioè, non sa che io ho fatto l'anno all'estero, se ne frega. Quindi, cioè, non è una cosa che dovete fare per l'università, ma è una cosa che dovete fare per voi, per l'inglese, per fare anche tanta esperienza, perché l'anno all'estero non è solamente imparare l'inglese, è anche un sacco di altre cose. A volte mi chiedete se, avendo preso il diploma americano, cioè io ho proprio preso il diploma quello vero, quindi ho 2 diplomi, quello della maturità italiana e della graduation americana, mi chiedete se è possibile dopo il quarto anno all'estero andare direttamente all'università. Prima, fino al mio anno, mi pare si poteva, solo che io non lo sapevo e non l'ho fatto. Però adesso comunque non si può proprio più, sì, è però come una legge. A volte mi chiedete se è possibile fare l'anno all'estero dopo il quarto anno, perché magari, che ne so, l'avete scoperto tardi, vi siete decisi tardi, eccetera, eccetera. Non potete proprio farlo, perché l'anno all'estero, cioè, si fa in quarta proprio, cioè, perché... Cioè, quel livello lì, perché... Esatto, sì, sì. Cioè, non potete farlo come ho fatto io, andare in una scuola superiore, diplomarvi, andare al prom, andare a fare le feste americane, proprio stile, insomma, quelle cose lì. Però potete farlo in altre occasioni, certo, in ambito lavorativo, per esempio, che penso è una cosa diversa. Sì, sì, però... serve lo stesso per imparare l'inglese. Sì, sì, potete farlo a livello lavorativo, come ha detto lei, o comunque andare a studiare all'università là, anche se ve lo sconsiglio vivamente, perché solo per noi stranieri costa tipo il triplo. E, triplo? Sì, 10 volte. Sì, no, esatto. E soprattutto, come suggeriva over here la girl, anche la ragazza alla pari, perché ho avuto una mia amica che l'ha fatto
e comunque è sempre un'esperienza, di nuovo, come stavamo parlando prima, che sei completamente 24 ore su 24 con gente che parla in inglese, quindi vi aiuta moltissimo. Ovviamente se avete altre domande lasciatele nei commenti, che magari esatto. Sarà una parte 2 o comunque anche lei che ha tutta questa super esperienza dell'anno all'estero. Vi rispondiamo anche nei commenti. Certo. Entrambe. Direi che abbiamo parlato giusto un 2, entrambe dopo Roike, quindi... Vi ricordo, prima di tutto, se siete incuriositi da queste cose dell'anno all'estero, eccetera, eccetera, di guardare i vecchi video miei, andare sul canale di... Grazie. Io ho fatto tutto un video dove spiego come imparare l'inglese senza studiare, che quello è il perché, diciamo, ci siamo anche un po' conosciute. Esatto. Questa cosa dell'English che ci ha connesso. Abbiamo fatto anche il video di cui vi parlavamo prima, quindi se avete voglia di guardare un po' la differenza dei nostri accenti, go check that out. Andate nell'info box e vabbè, vi saluto, ci vediamo prestissimo, ciao! Bye! Okay, pray them niggas go, hey. Always sell the clowns around, it look like circus show, hey. This is not the album either, these are just the throwaways. This shit's still so cold when it drops, it's gonna be a motherfucking snow day.